attenzione, attenzione, perché solo per oggi, e ripeto solo per oggi perché qua non si cucina mai, Ussolo sta preparando una cinetta incredibile. Le patate sono? Sono al forno. Sono al forno. E sono, il pollo? Sono vegane le patate. Vegane. Cioè sono fatte solo di patate. E il pollo, diciamo, come con cosa lo sta condendo? Rosmarino, sale e pollo. Tutto assieme, eh? Tutto assieme. Ma incredibile, che mix, signori. Qua non si scherza mica. It's all about humanity. L'assaggio, allora parto con la patata. Wow! Ora proviamo il pollo. Il pollo con le mani, vado con le mani. Merda! Un applauso! Eccolo! Benvenuti tutti in questo nuovo vlog! Io sono barbuto, ma non ho la barba. Gira questa voce, se siete nuovi, nuovi iscritti, commentate con hashtag nuovi iscritti, perché darò il benvenuto a todos. Quello di oggi è un video assurdo! It's all about humanity. C'è niente. Ah! Cosa cazzo? È Pepito questo qua. Bravo! Grazie, grazie. Ok, ci avete segnalato in molti, sia a me che a Usso, che siamo finiti sullo schermo. Su Striscia la notizia, ci avete segnalato in tantissimi. Quindi oggi noi non abbiamo idea di cosa abbiamo combinato per finire su Striscia la notizia. Andremo a reagire al video. Speriamo non sia qualcosa di... Secondo me abbiamo combinato qualcosa. Adesso vediamo. Telefono alla mano, Barbusso in televisione, signori. E chi è quello? La Usso? Paolo Bonolis. Con l'introduzione di Paolo Bonolis, il cabaret. Una burla. Oh, è quello che dorme. Svegliare l'amico con un colpo di cannone, spara coriandoli. Volevi fare un prank? Ho perso le palle in sto video. Davvero. O meglio, lo è stata, ma dalla parte sbagliata. Vabbè che avrei colpito delle palle in qualsiasi parte. Nel mio caso ho colpito le palle, se avessi azzeccato avrei colpito un culo. questa mi è piaciuta. Ragazzi, Barbusso in televisione. Barbusso in televisione. Incredibile. E anche lì siamo. Ovunque, Barbusso ovunque. Hashtag Barbusso ovunque. 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 Bro. Bro, noi abbiamo detto Barbusso. Però adesso che arriva il nuovo coinquilino. Ah, è vero. Come ci chiameremo? Bella domanda. Ce la dobbiamo studiare.